toglie la gabbietta, questa qui, una volta tolto il tappo può saltare, quindi non lasciamo mai la bottiglia con il tappo senza questa, senza la without capsule. Sì, con il dito mandiamo il tappo. Bentrovati, siamo in via Panoramica da Stappo con Gianluca Tomaselli. Buonasera. Ciao, ciao. Allora, siamo stati catturati da questa iniziativa. Siamo da Stappo, l'iniziativa si chiama? Allora, incontriamoci da Stappo. Naturalmente l'obiettivo è quello appunto di incontrarci. Nel caso specifico è unire le culture. In questo caso c'è una serata di degustazione in cui ci sono amici che vengono dall'America, magari altri sono italiani, quindi l'obiettivo è di unirci e degustare insieme magari dei vini molto molto gustosi. Allora, quindi è un pretesto per confrontarsi tra culture diverse e il pretesto è appunto il vino, quindi un percorso che si snoda in quattro tappe. Allora, in questo caso sì, abbiamo iniziato la settimana scorsa, ci sono quattro appuntamenti, quattro incontri. Non è un corso di sommelier, beviamo dei vini insieme, degustiamo, stappiamo delle bottiglie, li degustiamo insieme, magari ci sono io con la collaborazione di altri amici che descriviamo un po' i vini che stiamo degustando e l'aspetto puramente tecnico della degustazione. Allora, quindi questa iniziativa era aperta a tutta la vostra clientela, certo, qui, quindi avete pubblicizzato questa iniziativa nel locale e hanno aderito queste persone che vengono casualmente dagli Stati Uniti, però diciamo che questa iniziativa comunque è aperta a chiunque. Assolutamente sì, tutti i soci sono stati informati tramite mail e quindi hanno sia la possibilità di iscriversi anche ai prossimi incontri, perché non chiamiamolo lezioni, prossimi incontri, che si terranno il giorno 14 e il 28 giugno. Quindi possiamo continuare anche con i prossimi incontri. Quindi, poiché l'approccio è appunto non a persone non professionali, quindi sono può partecipare chi è un appassionato di vino e vuole capirne di più, vuole imparare a distinguere gusti, odori. Semplicemente chi è curioso e chi vuole stare in compagnia. L'obiettivo è questo, non c'è nessun ragazzi, obiettivo. Scusa per stare insieme. Eccolo. Scusa per stare insieme, ciao. Come potete vedere l'atmosfera qui è molto briosa. Allora, buonasera signor ciao. Pasquale. Come stai? Ciao. Benissimo. A tutti, ciao a tutti. Allora, ricordiamo l'indirizzo email dove tutti i nostri amici possono scrivere per partecipare. info@stappo.com. E non ve ne pentirete? Non ve ne pentirete, dovete essere soci, passate un attimo di qua, vi iscrivete, vi spieghiamo come funziona la situazione. Questo è un punto, un locale per stare insieme, è nato per questo. Non a scopo di lucro, solo per stare insieme, va bene? E stappare, insieme. Stappiamo! Insieme. Andiamo a vedere un po' cosa dicono le persone che qui stanno partecipando a questi incontri. Abbiamo qui... Fabio Acconi. Fabio che viene da? New Jersey, Stati Uniti. Allora, questo è il secondo incontro, hai partecipato anche al primo? Sì, anche al primo. Allora, cosa hai imparato in questi due incontri che non ti saresti mai aspettato? Non mi ricordo perché abbiamo bevuto abbastanza. Bella scusa. Allora, prima ad esempio io parlavo, abbiamo seguito un po' del corso di Gianluca, dove si parlava insomma di come manovrare una bottiglia di spumante. Quanti errori si fanno quando si apre una bottiglia di spumante normalmente? Tu la aprivi come si dovrebbe aprire? Sì, già perfettamente. Quindi niente botto? Sì, no, niente. Perfetto, vabbè, e così è troppo semplice. Invece da quest'altro lato, caro Paco, aspetta, abbiamo Melissa. Hi, Melissa. Ciao. Where do you come from? Florida. Vieni direttamente dalla Florida. Florida is known for the wine. No. No? No wine in Florida? No? Arance. Yes. But it's not as good as Italian wine. No, it is not. And now you know it even better because you've learned a lot of things about Italian wine and American wine. Yes, I have. Tell me about these meetings. It is molto instruttivo. Molto istruttivo, when you say. What have you learned? The most exciting thing you've learned? The difference between Prosecco and Champagne and how much better Prosecco is. Ecco, rimasta impressionata da quanto il Prosecco è molto meglio dello Champagne. Qui, quindi, se ci volete salutare, tutti gli amici di Monte di Procida Wonka, say hi to all the MonteDiProcida.com users. Un brindisi. Ciao. Ciao.